Eccoci e bentornati sul mio canale. Mentre va in sottofondo una mia partita a frenesia a Call of Duty Ghost, oggi volevo parlare del nuovo Call of Duty, Call of Duty Advanced Warfare. Il gioco verrà annunciato proprio domani, domenica 4 maggio, mentre ieri è stato svelato il primo trailer di questo gioco. Il titolo è sviluppato dalla Sledgehammer Games, i co-sviluppatori di Call of Duty Modern Warfare 3. Se ben ricordate, avevo fatto un video poco tempo fa dove praticamente c'era stato l'annuncio che adesso gli sviluppatori di Call of Duty sono tre. Ovviamente la Sledgehammer Games, l'Infinity Ward e la Treyarch, così che ogni Call of Duty avrà un arco temporale di 3 anni, ogni sviluppatore avrà 3 anni per sviluppare il proprio Call of Duty. Avevamo visto questa notizia veramente molto interessante, quindi curioso di vedere questo gioco. Il titolo è stato annunciato per il 4 di novembre e ci calerà nei campi di battaglia del futuro, dove ovviamente le tecnologie e le tattiche saranno sicuramente progredite. L'attore premio Oscar Kevin Spacey interpreterà Jonathan Irons, che è uno degli uomini più potenti al mondo, con una sconcertante visione del futuro, perché ovviamente ci verremo catapultati in un mondo avanzato dove le corporazioni militari private sono diventate l'ossatura delle forze armate. La cosa che mi interessa molto, soprattutto vedendo il trailer, e per chi non l'ha visto lo invito ad andarlo a vedere, secondo me il soldato sarà molto avanzato, perché ovviamente i potenti esoscheletri incrementeranno l'efficienza delle battaglie, quindi ci saranno salti potenziati, rampini, abilità di occultamento e dispositivi biomeccanici che garantiranno maggiore percezione, resistenza, velocità e forza rispetto, secondo me, ai precedenti. Quindi con l'avvento degli esoscheletri gli equipaggiamenti saranno molto nuovi, saranno di nuova concezione e soprattutto ci sarà un arsenale di armi e di abilità molto interessanti. Soprattutto interessanti saranno i veicoli come l'overbike e i droni altamente specializzati. Quindi sono veramente curioso di vedere come saranno appunto queste battaglie, come saranno queste mappe. Secondo me saranno molto più dinamiche, quindi un gioco molto più veloce, per gli scontri fuoco a fuoco veramente molto più rapidi. Poi il discorso del cambiamento dell'ambientazione, quindi questo salto nel futuro, a me sinceramente incuriosisce tanto e veramente molto. Quindi queste sono le prime informazioni, le prime dritte che sono riuscito a raccimolare, soprattutto vedendo anche il trailer che è uscito oggi e vi invito ad andare a vedere. Quindi Call of Duty Advanced Warfare, nuovo titolo appunto della serie di Call of Duty, che vedrà la luce il 4 di novembre 2014, sviluppato dalla Sledgehammer Games, i co-sviluppatori di Call of Duty Modern Warfare 3, e ci catapulterà nei campi di battaglia del futuro. State ben attenti perché domani ci sarà l'annuncio mondiale del gioco, domani 4 maggio, e quindi cercherò di fare un nuovo video con tutte le altre informazioni che riuscirò a apprendere appunto da questo annuncio. Fatemi sapere, per chi ha visto il trailer, che cosa ne pensa, per chi non l'ha visto andatelo a vedere, e poi fatemi sapere le vostre prime impressioni a caldo. Ci vediamo con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.